entusiasta di questa premiazione, anch'io l'ho accolta, l'abbiamo accolta come amministrazione in maniera favorevole. Un riconoscimento a due aziende di Torre Maggiore da parte di Confcommercio, la più, diciamo, storica e una startup. Qual è il senso di questa premiazione? Il senso della premiazione è voluta da tutto il direttivo di cui accanto a me c'è Nella, una rappresentante, è stato quello di, una volta tanto, di dare un riconoscimento al commercio in se stesso. A volte noi denigriamo i commercianti perché sono rintanati, rinchiusi nei loro locali, non escono fuori, non fanno gossip, non fanno pubbliche relazioni, però lavorano in modo veramente alacre e sono il nerbo della società, che se ne possa dire. E quindi prima che l'innovazione sociale e tutto ciò che i social punteranno sicuramente a oscurare, prima che ciò avvenga, abbiamo ritenuto di non dimenticarci che c'è una storia che ci ha portato fino ad oggi. La storia del commercio è anche un'innovazione che premia le persone in se stesse perché hanno pensato, sono lungimiranti, hanno pensato più in là di quello che poteva essere il quotidiano del commercio. E quindi, perché no? Abbiamo delle aziende storicissime a Torre Maggiore che hanno fatto veramente la storia del commercio e abbiamo fortunatamente aziende che ci onorano della loro inventiva, della loro creatività. Più che antica, storica azienda pasticcera di Torre Maggiore, una tradizione, un nome, Innelli, la pasticceria di Torre Maggiore. Che senso ha per lei questo riconoscimento da parte della sua città? Beh, effettivamente è stata già una sorpresa, anche se abbiamo avuto altri riconoscimenti. Credo che come azienda storica, effettivamente per Torre Maggiore lasciamo un segno. L'abbiamo sempre lasciato da mio nonno e continueremo ancora a lasciarlo perché il nostro modo di lavorare è un modo semplice, molto artigianale e ci siamo sempre preposti di non farlo diventare industriale. Un nuovo percorso nell'ambito dell'economia torremaggiorese, un frantoio dell'azienda Sacco, e che significa per voi che avete appena aperto a novembre il riconoscimento da parte della vostra città? Per noi siamo orgogliosi, siamo contenti di aver ricevuto questo riconoscimento e ci invoglia ancora di più a fare, insomma, bene quello che abbiamo intrapreso quest'anno perché l'attività ha già un trascorso, diciamo. Però il frantoio l'abbiamo appena aperto e abbiamo cercato di raggruppare le tecnologie più innovative che ci sono al momento nel campo estrattivo dell'olio per valorizzare ancora di più la Peranzana di Torre Maggiore, che diciamo è la storia di Torre Maggiore, ecco.